Dottor Sangrisani, vogliamo intanto parlare dell'impatto delle politiche di coesione sul mondo accademico? Allora, nella fattispecie oggi intervengo in quanto rappresentante della Federico II, soprattutto del trasferimento tecnologico e della terza missione della Federico II. E un esempio specifico, che è quello che più ci tocca perché ha visto l'università protagonista, è l'intervento e l'effetto delle politiche di coesione sull'Hub di San Giovanni a Tetuccio, che è un campus universitario che ospita però un ecosistema che ha molte caratteristiche peculiari e che sono state il frutto di una sinergia molto forte tra il governo centrale, il governo regionale e il governo locale. E come è stato anche analizzato nella prima parte di questo intervento, di questa giornata, il San Giovanni costituisce un po' il fiore all'occhiello di quelle che sono le politiche di coesione in Campania, perché ha permesso appunto un lavoro di collaborazione tra i vari rappresentanti del governo centrale e locale e l'università. Quello di cui io mi sono occupata è stato analizzare il fenomeno di San Giovanni da un punto di vista un po' più sistematico, di mettere insieme pezzi, perché San Giovanni è un fenomeno in divenire in cui gli stakeholder, i portatori di interesse si evolvono in un sistema, un ecosistema, anzi più che altro in una comunità dove interagiscono a più livelli e dove portano avanti un insieme di interessi che vanno al di là della sommatoria di interessi, ma che sono incentrati verso un engagement vero e proprio, una collaborazione che appunto va al di là dei fini specifici, ma che aiuta a realizzare quella che è definita la terza missione dell'università, cioè il portare valore al territorio, il trasferire quello che fa l'università in termini didattica e di ricerca al territorio, all'esterno dell'università, per avere ricadute positive in termini di creazione di valore per la comunità che ospita l'università e con la quale l'università interagisce. Ecco, volendo fare anche un po' di bilancio di quello che è stato fatto in passato sotto proprio questo aspetto, avete avuto dei riscontri particolari o insomma siamo ancora un po' in una fase anche di monitoraggio di quelli che sono i risultati? Per quanto riguarda i risultati, sì, sicuramente il fenomeno di San Giovanni, come dicevo, è un fenomeno in divenire, dove quello che mi è interessato dal punto di vista sia professionale sia di ricerca è stato cercare di identificare gli item di valutazione principali sui quali costruire uno strumento di valutazione della performance del lab, per capire quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza e dove andare ad agire e intervenire per rendere lab un sistema, anzi un ecosistema effettivamente performante. Quello che ho fatto nella prima fase dell'indagine, perché siamo ancora in una fase iniziale dove appunto l'organizzazione del lab stesso è ancora in divenire, perché ci sono molte anime da mettere insieme, quello che ho fatto è stato indagare e intervistare gli stakeholder principali e capire con loro quali sono gli aspetti più caratterizzanti del lab, per costruire poi uno strumento che possa essere valido anche a livello pratico per appunto la governance dell'università, per indagare e per valutare periodicamente in che direzione sta andando la strategia e come si sta attuando. E siamo ancora appunto in una fase iniziale, anche perché come dirò tra poco la mappa degli stakeholder stessi del lab è in continua evoluzione, perché come è stato anche detto soltanto il 40% del lab è stato realizzato fino adesso, quindi soltanto il 40% degli spazi sono stati realizzati e allocati, e quindi ci sono ancora molte potenzialità inespresse che ovviamente daranno vita a realtà ancora più efficaci in termini di creazione di valore.